Soprattutto un momento di confronto chiesto dalla Camera di Commercio, io ringrazio la dottoressa Ballore, che permette questo confronto, che può dare risposte per chiarire qualsiasi dubbio. Noi parliamo dell'ospedale di Teramo, di tutta la provincia di Teramo, un'eccellenza importante, ma soprattutto parliamo di un nuovo ospedale a fianco all'ospedale che già c'è, esiste. Avrà lo stesso nome, parliamo sempre dell'ospedale Mazzini, però con competenze e finalità diverse. Ci sarà l'ospedale dell'alta complessità, perché purtroppo in questa alza abbiamo ancora mobilità passiva, e senz'altro attraverso innovazione tecnologica, alla grande, diciamo, con grande strumentalizzazione, a tutti i concorsi che stiamo facendo, e con una nuova struttura, perché abbiamo un ospedale di 50 anni. Sospendere queste attività che si svolgono presso questo ospedale creerebbero grosse situazioni, poi si creerebbero grosse difficoltà, grosse disfunzioni per tutto il territorio, per cui pensiamo importante creare questo momento di integrazione tra l'ospedale sul territorio e l'ospedale per l'alta complessità. Quindi delocalizzazione e miglioramento dell'offerta sanitaria. Questa adesso senz'altro la finalità è questa.